Viviana Calò, lei non aveva nemmeno 10 anni al tempo in cui ha ambientato il film. Perché e quando ha deciso di scrivere questa storia? È vero, io ero molto giovane, cioè ero una bambina, però a casa mia diciamo che si percepiva questa storia, questo idealismo da sempre, per cui io sono nata e cresciuta un po' con il mito di Cuba, con dei dibattiti serali accesissimi. Poi a un certo punto a casa si presentò un amico artista, un fotografo che era appena tornato da Cuba con un reportage sul periodo especial e con delle immagini, quindi diciamo tutti i discorsi si sono tradotti in un'immagine e da lì ho iniziato a diciamo costruire nella mia testa un percorso che poi si è sfociato nella storia di Emidio quando Fidel ha abdicato a favore del fratello Raul, perché ormai era vecchio, malato e non ce la faceva più. E quindi questo, si è costruito un po' da solo questo rivoluzionario a cui veniva sottratto un padre. E poi, insomma, l'immaginazione poi ha fatto il resto. Gianfelice Imparato è stata la prima scelta. E quanto è stato importante trovare il giusto Emidio? Realmente non ho cercato un giusto Emidio. Gianfelice è Emidio dal minuto uno, nel senso che io quando ho iniziato a elaborare il soggetto, gliel'ho fatto leggere quasi subito, lui si è con quella sua mimica straordinaria illuminato e quindi Emidio è nato su Gianfelice, cioè così. Non l'ho mai cercato nessun altro, non si sarebbe fatto questo film senza Gianfelice. Uno dei personaggi più importanti della storia è anche Napoli. Perché era importante fosse proprio Napoli? Perché se fosse stata ambientata in una qualsiasi altra città d'Italia avrebbe preso un connotato politico molto differente, mentre Napoli è una città strana, è una città fatta di piccole rivoluzioni familiari in ogni angolo dei vicoli. Per cui un personaggio come Emidio potrebbe assolutamente esistere nel ventre di Napoli senza essere bollato né di pazzia né di stravaganza, farebbe parte di un tessuto sociale. Invece all'esterno sarebbe in qualche modo relegato in un angolo. Per cui Napoli è un personaggio del film in quanto città che rende possibile certi vissuti. Oggi, qual è il suo giudizio su Fidel Castro? Chi sono io per giudicare, direi. E sicuramente, come ci ha detto anche la nostra attrice, l'unica veramente cubana del film, Fidel è stato un papà per tutti noi. E i papà si amano e dai papà ci si lotta contro. Quindi grazie a Viviana Calò. Allora, questa qui.